Eccellenza, lei è il segretario privato del Papa emerito Benedetto XVI. Come sta? Come ha preso il rapporto sugli abusi? E cosa pensa della tempesta mediatica che lo accompagna? Feiner. Questa mattina abbiamo celebrato insieme la messa, come ogni giorno poi abbiamo pregato le lodi e abbiamo fatto colazione. Dopo lui si è occupato delle sue faccende e io ora sono qui. Lui sta bene, la pressione si è alleggerita grazie a Dio dopo che la sua lettera insieme al fact check è stata pubblicata. Ma devo dire che lui è sempre stato calmo e pieno di fiducia in Dio. Certo, è una cosa resistere alla pressione e un'altra sopportare la pressione interna, ma grazie a Dio ci è riuscito. È calmo e soprattutto non ha mai perso il suo senso dell'umorismo. Nella sua ultima lettera Benedetto XVI ha chiesto scusa alle vittime di abusi sessuali, ma ha anche respinto tutte le accuse. Che cosa significa? La storia è nota, è stato fatto un errore dopo la pubblicazione del rapporto di Monaco, ma non è stato un errore di Papa Benedetto, come lui stesso ha indicato nella sua lettera. Il fact check spiega esattamente cosa è successo. È stata una svista, non sarebbe dovuto accadere, ma purtroppo è successo. Ricordo ancora quando abbiamo rivisto la dichiarazione che poi ha inviato allo studio legale durante l'ultimo controllo delle domande e risposte, lui ha detto, quella riunione, quella famosa, il 15 gennaio 1980, non la ricordo, ma se dice che ero assente, allora questa assenza è provata, o era provata allora da un documento di quella stessa riunione. Ed è lì che è avvenuto l'errore. Quindi se c'è scritto che ero assente, lo accetto, non mi ricordo. E poi io ho detto, Santo Padre, e nei file digitali che abbiamo appena controllato quindi possiamo presumere che sia vero. Non è stato controllato di nuovo per niente fino alla fine. La questione si è affacciata di nuovo soltanto quando è stato presentato il rapporto e uno degli esperti ha detto qui abbiamo la prova, Benedetto era presente, non assente. Ero scioccato e anche gli altri lo erano. E poi abbiamo ricontrollato. Ed effettivamente c'era stato un errore. L'ho fatto presente a Papa Benedetto e lui ha detto: dobbiamo dire subito che è stato un errore da parte nostra. Non era intenzionale, quindi non era una bugia. Le bugie vengono di proposito. È stato un errore. Dobbiamo dirlo il più presto possibile. Prepari un comunicato stampa, lo discuta con la segretaria di Stato e poi vada avanti. E così nel pomeriggio del 24 gennaio ho distribuito un comunicato stampa annunciando che ci sarà una dichiarazione in cui Papa Benedetto ha. Affronterà la questione personalmente e poi c'è stata la sua dichiarazione, scriverà una lettera personale ma ci dovrebbe essere anche una risposta alle accuse contro di me e non solo alle accuse ma anche alle insinuazioni basate sul materiale del dossier. Quindi ci sarà una lettera personale da parte mia e una seconda parte, un appendice o come lo chiamiamo in tedesco un fact check. Ha scritto la lettera e i consulenti che ora conosciamo per nome e che lo hanno anche aiutato con la dichiarazione hanno fatto la loro parte e hanno detto come questo errore poteva accadere e anche di chi è la colpa o chi è il responsabile. A proposito di questo errore, mi permetta di dare un po' di contesto. Il rapporto sugli abusi aveva più di mille pagine. Papa Benedetto ha ricevuto un catalogo di domande prima che il rapporto fosse pubblicato, accompagnato da migliaia di pagine. Queste pagine dovevano essere esaminate e poi veniva redatta una risposta di 82 pagine. E questa risposta conteneva un errore che riguardava la questione se Benedetto abbia partecipato o meno a una certa riunione, nella quale però non si parlava mai di casi di abuso. Ma di tutto questo i media non hanno mai parlato, vero? Mi permetta di darle un po' di contesto. A Papa Benedetto è stato chiesto se fosse disposto a partecipare a questo rapporto e lui ha risposto: non ho nulla da nascondere, lo farò volentieri. Poi gli hanno mandato circa 20 pagine di domande e fu informato che naturalmente avrebbe avuto la possibilità di consultare la documentazione sulla base della quale queste domande erano state compilate. Papa Benedetto ha risposto che, a causa dell'età, non sarebbe stato in grado di recarsi a Monaco e tantomeno presso l'ordinariato arcivescovile per consultare. I documenti d'archivio. È stato suggerito poi che ciò poteva essere fatto anche in modo digitale, ma siccome Papa Benedetto non è familiare con il nuovo mondo informatico, il mondo digitale, gli ho suggerito di incaricare un professore, il professor MUCLE di Roma, come adesso è stato reso noto. Un professore che stimo e che conosco molto bene, è un avvocato, un canonista e un ottimo teologo. Ha dovuto firmare una dichiarazione di riservatezza per la diocesi e lo studio legale, dichiarando che accetterà l'incarico e naturalmente rimarrà in silenzio. E questo è ciò che ha fatto. E poi si è trovato davanti 8000 pagine di documenti digitali e non poteva salvare né fare copia e incolla. Così ha dovuto fare quello che faceva quando era studente: ha dovuto prendere appunti ed è una massa incredibile di informazioni. Infatti, le informazioni sul formato digitale non ci sono state date fin dall'inizio, ma solo su richiesta, e lui si è messo all'opera. E poi, naturalmente, il tutto è stato messo in una sequenza logica rispetto alle domande. Poi i consulenti o lo staff hanno redatto una prima bozza e Benedetto ha dato un'occhiata in questa prima bozza la svista, l'errore c'era già ma nessuno l'ha notato nessuno dei quattro collaboratori né io né Papa Benedetto è stato come ho detto prima quando mi ha chiesto è vero che non ero presente? sì, è quello che c'è scritto è quello che dicono i documenti e questo è stato l'errore e poi le cose sono andate avanti la dichiarazione è stata spedita alle 82 pagine scritte dai consulenti che Benedetto ha regolarmente corretto apportando anche alcune modifiche e migliorando le cose alla fine erano 82 pagine e poi sono arrivate le critiche è troppo giuridico, dicevano, non è il linguaggio di Benedetto. Ma a questioni giuridiche che spesso sono piuttosto complicate, scritte in un linguaggio un po' ondeggiante, se così si può dire, si può rispondere soltanto usando lo stesso linguaggio. Il rapporto rileva quasi 500 vittime. In quattro casi Papa Benedetto è stato accusato di negligenza. Riguardo uno di questi, più di 40 anni fa c'era un incontro nell'Arcidiocesi di Monaco ed è questo lo sfondo di tutta la faccenda. La lettera del Papa è stata pubblicata di recente. È una lettera molto personale, accompagnata da una risposta che ha un tono più legale e che contiene la prova che nessuna delle accuse è fondata. Ma la lettera ha un tono emotivo. Il Papa Emerito, a nome della Chiesa, si scusa con tutte le vittime. Molti rappresentanti dei media l'hanno interpretato come una scusa per questi casi concreti. Ma non è così, vero? Prima di rispondere alla sua domanda, vorrei tornare a quella famosa riunione. Nel protocollo di tale riunione si legge presente l'arcivescovo cardinale Ratzinger. L'allora vicario generale non era presente, era assente. Il responsabile del personale aveva ricevuto una richiesta di una diocesi in Germania chiedendo se ad un sacerdote che veniva a Monaco per un certo periodo di tempo per un trattamento si potesse dare il permesso di stare in una canonica a Monaco per la durata del trattamento. Questo è stato l'argomento della riunione. La richiesta della diocesi è stata accolta. Faremo il nome di un sacerdote o di un parroco con la cui canola in capo trastare, così si rispondeva. Non si trattava affatto del contenuto, cioè si trattava solo di decidere se questa richiesta dovesse essere accolta o meno. E il cardinale Ratzinger che era presente era naturalmente d'accordo. Certo, se possiamo aiutare, aiuteremo. Quello è successo dopo delle cooperazioni di qua e di là, sfuggiva alla sua conoscenza. All'epoca non se ne parlò affatto e inoltre il motivo della terapia, che era forse un prete pedofilo, non veniva mai menzionato non c'è menzione di questo nel protocollo. L'affermazione che lui ne era a conoscenza, che lo ha protetto e coperto, è semplicemente una bugia. E per dirlo francamente è un'insinuazione. Semplicemente non è vero. Bisogna conoscere i fatti per come sono e anche accettare i fatti come sono. E poi posso interpretarli. Ma non posso mettere il carro davanti ai buoi. Semplicemente non posso. È un'insinuazione. E questo alla fine toglie la credibilità morale di Papa Benedetto. E allora non può più difendersi. Ma per tornare alla domanda che mi ha fatto prima, quando ha scritto la lettera, Benedetto ha detto: Dovrebbe essere una lettera molto personale ed è per questo che c'è una distinzione tra la mia lettera lettera e il fact check per far sì che la gente possa vedere che questa è la mia lettera, la lettera che ho scritto io e poi ci sta il fact check che è il lavoro dei quattro collaboratori che conosco e che approvo. Ma questa lettera è qualcosa che ha scritto, se volete, al cospetto di Dio. L'ultimo paragrafo è forse la chiave di tutto, lì lui scrive ben presto mi troverò di fronte al giudice ultimo della mia vita, di fronte ad un giudice benevolo. Infatti non era la prima volta che si scusava con le vittime di abusi. Ricordo molto bene, e anche questo è menzionato nella lettera, come durante i suoi viaggi come papa egli incontrava spesso persone che avevano subito abusi sessuali commessi da sacerdoti. Questi incontri erano molto emozionanti, sempre nella cappella, senza la stampa, sempre iniziando nella cappella con una breve preghiera e poi l'incontro. E ho potuto vedere dopo quali effetti avevano questi incontri. E questo non è tirare l'acqua al proprio mulino, ma è semplicemente riportare i fatti. Molte di queste vittime hanno testimoniato dopo alla radio o in televisione come questo incontro abbia fatto loro del bene e come tutta la pressione, il peso sia stato alleviato. Benedetto diceva sempre, ogni vittima di abuso è una vittima di troppo, ogni caso di abuso è un caso di troppo. E alla fine non può essere riparato. L'unica cosa che può aiutare è la preghiera di perdono e anche la preghiera, per così dire, di mettere queste persone sotto la protezione di Dio. Lei lo ha accompagnato per molti anni, ha lavorato con lui, lo ha sostenuto. Il suo atteggiamento verso l'abuso è mai cambiato? Oppure è sempre stato quello che emerge dalla sua lettera? Ho lavorato nella Congregazione per la Dottrina della Fede dal 1996, cioè dal 1996 come membro dello staff, poi dal 2003 come suo segretario personale. E ho visto fin dall'inizio quale fosse il suo atteggiamento. È esattamente lo stesso di oggi, lo stesso di quando era papa, non è mai cambiato. Al contrario, lui era convinto fin dall'inizio che c'è bisogno di trasparenza, di chiarezza, che dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, che non dobbiamo nascondere nulla. E lo ha fatto insieme a Giovanni Paolo II cercando di far sì che alle sue convinzioni seguissero azioni. In altre parole, che cosa deve fare il Vaticano, cosa deve fare la Chiesa per raggiungere effettivamente questo obiettivo? C'è stato un cambiamento di mentalità che naturalmente doveva essere seguito anche da un cambiamento a livello giuridico, nel senso che si arrivava ad avere effettivamente uno strumento per agire. Successivamente Giovanni Paolo II ha trasformato la Congregazione per la Dottrina della Fede in un Tribunale, se posso dire così, conferendole competenza necessaria. Questa competenza era precedentemente attribuita ad un'altra congregazione. L'ha tolta questa congregazione e l'ha data alla Congregazione per la Dottrina della Fede. E da allora il processo di riparazione, il chiarimento è andato avanti. Si può dire che Benedetto, all'epoca ancora cardinale Ratzinger, abbia giocato un ruolo decisivo nel trattamento dei casi di abuso nella Chiesa? Lui non solo ha avuto un ruolo decisivo, è stata la figura decisiva, l'uomo decisivo, colui che non solo ha suggerito la trasparenza ma ha fatto passi concreti verso la trasparenza. Si può dire che egli è il padre della trasparenza e così è riuscito a convincere anche Papa Giovanni Paolo II. È stato facile per lui o ha dovuto lottare? I suoi sforzi di riforma sono stati accolti a braccia aperte? Non vorrei vuotare il sacco, ma c'era davvero una resistenza interna e questa resistenza gliel'hanno mostrata molto chiaramente. Ma lui era sempre convinto che questa resistenza possa e debba essere superata con l'aiuto di Papa Giovanni Paolo II e così è stato, grazie a Dio. Se si consultano gli archivi della congregazione si può vedere una serie di importanti documenti che conducono passo dopo passo come un mosaico a questo preciso obiettivo. E la cosa è andata avanti. Da Papa naturalmente gli ha continuato a tracciare questa linea ad un livello più alto ed efficace. E questa è la linea sulla quale anche Papa Francesco continua. Negli ultimi giorni e settimane nei media ho letto e sentito molto poco su questi fatti. Ha la sensazione che dopo la lettera, dopo questo chiarimento legale, i fedeli di tutto il mondo abbiano capito che le accuse sono state chiarite? Come È arrivato? Se potessi giudicare questo mi sentirei molto meglio. Non lo so con certezza. Posso solo dire che ci sono state e ci sono reazioni mediatiche molto diverse, diverse anche da paese a paese. Se guardo alla Germania, per esempio, devo dire che si è sempre cercato, qui generalizzo un po', di attribuire al Papa delle colpe. Ho potuto osservare con grande, a volte persino smisurato pregiudizio nei confronti della sua persona, abbinato ad un'altrettanto smisurata ignoranza dei fatti che la gente non conosce o si rifiuta di prendere sul serio perché potrebbero non corrispondere al narrativo che è stato creato. Ed è ovvio che contro quest'uomo, sia il cardinale Ratzinger come prefetto, sia Papa Benedetto XVI, si mantengono vive certe cose che semplicemente non sono vere. Cioè c'è questo desiderio di andarci giù pesante con lui. E questo è semplicemente scioccante per me. Proprio lui, l'uomo che in questa importante questione, quella degli abusi e della pedofilia, ha suggerito e poi messo in atto gli strumenti decisivi per combatterli da prefetto e da papa, viene accusato di qualcosa che contraddice 25 anni di lavoro. Quello che constato continuamente è ignoranza da una parte e un'eccessiva sopravvalutazione della propria opinione dall'altra. E questo non ha nulla a che vedere con una copertura mediatica veritiera. Posso solo sperare che le persone che leggono e che hanno letto la lettera, persone che conoscono il cardinale Ratzinger, Papa Benedetto, non si lasciano influenzare e convincere da tali giudizi di parte. Questa è la mia speranza. Probabilmente si può dire che la reputazione di Benedetto XVI abbia sofferto a causa del rapporto sugli abusi e le insinuazioni contenute in esso, ma perché tutto questo è successo proprio ora? E se possiamo speculare, potrebbe forse essere che questo rapporto ha anche una dimensione politica, pensando soprattutto all'attuale situazione della Chiesa tedesca? Quando il rapporto veniva commissionato due anni fa, se ricordo bene, si pensava di pubblicarlo già l'anno scorso, poi è stato rimandato per vari motivi. L'ultima volta è stato rimandato, credo, da novembre a gennaio. Possiamo speculare sulla misura in cui questo sia collegato temporalmente o casualmente con ciò che lei ha menzionato, e cioè, per dirlo chiaramente, il cammino sinodale in Germania e altri movimenti. Ma una cosa è chiara, certi obiettivi a cui mira il cammino sinodale sono qualcosa per cui la persona è l'opera di Benedetto sono di ostacolo. E c'è questo grande pericolo che tutto ciò che ha a che fare con la pedofilia e gli abusi venga ora preso monocasualmente, per così dire, per prima aprire questo cammino e poi andare avanti su quella strada. La settimana scorsa abbiamo visto quali testi sono stati approvati e dove questo vorrebbe portare. Stiamo quindi parlando degli insegnamenti morali della Chiesa. I membri del Cammino Sinodale in Germania hanno votato su questioni come sessualità, matrimonio e sacerdozio, respingendo la posizione della Chiesa. Voglio dire, il Cammino Sinodale è un evento che teologicamente o ecclesiasticamente parlando non corrisponde a un sinodo. È un evento che si può tenere e possono anche produrre dei testi, ma questi testi non sono in alcun modo vincolanti, certamente non per la vita della Chiesa. Vedremo fino a che punto i risultati di questi testi potranno essere fruttuosi o meno per il processo del Sinodo Mondiale, sono convinto che non saranno fruttuosi. Se voglio una struttura diversa della Chiesa che non sia più sacramentale ma pseudodemocratica, allora devo anche vedere che questo non ha nulla a che fare con la comprensione cattolica, con l'ecclesiologia cattolica, con la comprensione cattolica della Chiesa. Il rapporto è stato anche usato per giustificare il cammino sinodale in Germania. È stato presentato come risposta alle denunce di abuso. Ma qui si persegue forse un'agenda politica, persino ideologica, sfruttando i sopravvissuti agli abusi? Di questo sono convinto anche io. Si dice sempre che le vittime degli abusi stanno al centro. E questo è giusto assolutamente. C'è però anche il concetto dell'abuso dell'abuso. Ed è proprio questo il pericolo che vi si nasconde. Non dobbiamo dimenticare che ogni volta che si cerca di strumentalizzare qualcosa o qualcuno, non si fa altro che cercare di raggiungere un obiettivo nascondendolo dietro un'altra realtà, per così dire, finché si pensa di aver raggiunto l'obiettivo. Ma posso dire in tutta onestà, sono ottimista. Il vantaggio di vivere a Roma è che si entra in contatto con tante nazioni diverse, tanti continenti diversi. E c'è chi mi dice, non riusciamo più a capire cosa sta succedendo da voi. Se in Germania, per dirlo genericamente, quelli che si sono incontrati a Francoforte e che ora hanno i loro testi pensano che hanno qualcosa da insegnare a Roma, che la loro importante voce deve essere ascoltata a Roma per dare una mano a Roma, per così dire, allora sono i benvenuti. Io però sarei cauto, sarei un po' meno, e lo dico ora brutalmente, prepotente. Terrei un profilo più basso, anche nel modo in cui mi presento al pubblico. Nella sua lettera, il Papa Emerito dice che Papa Francesco gli abbia assicurato il suo sostegno. Che cosa significa e in che modo lo sostiene? È stato molto chiaro, ha chiamato e gli ha assicurato la sua solidarietà, la sua fiducia assoluta, la sua fiducia fraterna e la sua preghiera. Ha anche detto che non riesce a capire perché Benedetto venisse così duramente attaccato. Eccellenza, nella sua lettera il Papa Emerito dice di essere arrivato alla fine della sua lunga vita. Sembrava quasi una lettera d'addio. Come ricorderemo Benedetto XVI? Quale sarà la sua eredità? Alcuni commentatori hanno detto che questa lettera è una sorta di testamento spirituale e sono d'accordo. In un certo senso, questa lettera è un testamento spirituale perché l'ha scritta al cospetto di Dio, come uomo di fede, un uomo che, come sappiamo, ha voluto inserire nel suo stemma episcopale una parola della lettera di Giovanni, cooperatores veritatis, collaboratori della verità. Questo è stato, per così dire, il filo rosso che attraversa tutta la sua vita: la sua vita scientifica e personale, ma anche quella sacerdotale e papale. A questo motto egli è profondamente legato. Ha fatto di tutto per vivere di conseguenza, anche e soprattutto per quanto riguarda la veridicità. Sono convinto che. Quando queste tempeste saranno passate e anche alcune delle cose di cui è stato accusato semplicemente marciranno, per dirle in modo un po' crudo, si vedrà la chiarezza del suo pensiero, la chiarezza del suo lavoro. Le cose che ha fatto risplendono e sono un grande tesoro per la Chiesa, per i credenti e per i fedeli. Un tesoro che può dare molti frutti. Eccellenza, grazie per questa intervista. Grazie a voi.